deciso, un uomo molto impulsivo, con una intelligenza vivacissima, un uomo colto, un uomo che legge, che sa parlare in italiano, molto severo con se stesso, nel senso molto rigoroso con se stesso. Non gli ho mai sentito, diciamo, non l'ho mai sentito autogiustificarsi. Questo probabilmente ha a che fare ovviamente anche con la sua componente narcisistica così spiccata. Tutto questo, diciamo, da un lato probabilmente lo ha avvantaggiato, dall'altro lo ha reso, diciamo, poi lo ha molto svantaggiato. Lo ha molto svantaggiato nel senso che probabilmente se con una psicologia appena meno spigolosa, meno tagliente, probabilmente Vanazzasca sarebbe libero da molti anni. Il fatto che quest'uomo, a torto o a ragione, una volta deposte le armi, una volta, diciamo, dichiarata chiusa la sua carriera criminale, abbia deciso di non fare l'ultimo passo, che è quella della richiesta pubblica di perdono, o del pentimento giudiziario, e questa è una cosa che lui ha pagato. Ripeto, probabilmente se avesse seguito le orme di suoi, diciamo, illustri contemporanei, penso ad Andraus, Andraus è libero da anni, Andraus è l'uomo che mangiava il fegato fratello, che apriva le pance dei detenuti con i punteruoli, quindi diciamo anche lui aveva scavato in profondità, era uno dei killer delle case, terribili killer delle carceri d'Italia, della fine degli anni 70, dei primi anni 80, però poi a un certo punto Andraus ha chiesto pubblicamente perdono. Lui questo non l'ha mai fatto, Vanazzasca trovo, diciamo, il suo argomento in qualche modo dignitoso. Dice: io non posso chiedere perdono per una cosa che io non sono in grado di restituire. Io ho tolto delle vite, e chiedere perdono non riporterà quelle vite, quegli uomini che ho ucciso non li riporterà in vita. Piuttosto che apparire ipocrita agli occhi di un figlio, di una vedova, preferisco tacere e preferisco scontare il carcere. Questo è stato Vanazzasca, e questo è il motivo per cui, come dire, ciò che lo ha reso, diciamo, uno dei detenuti a più lunga degenza del nostro paese. Credo che pochi altri detenuti come lui abbiano scontato un numero di anni di carcere quanti ne ha scontati Vanazzasca, insomma. Io per cui che Vanazzasca, diciamo, è uno degli uomini che sta scontando un periodo in carcere, diciamo, incongruo rispetto alla media italiana, no? Magari congruo rispetto a quello che ha fatto. Io adesso sto facendo un ragionamento ovviamente solo, diciamo, comparativo con persone che sono rese responsabili di reati altrettanto gravi e che hanno scontato una carcerazione decisamente inferiore. È legato a due circostanze, secondo me. Una ha a che fare con quello di cui parlavamo prima, cioè il mito, no? È un bandito che più o meno consapevolmente ha contribuito alla costruzione del mito intorno alle sue gesta criminali. E quindi questo lo ha reso, volente o nolente, diciamo, un archetipo criminale. Quindi questo rende, evidentemente, ha reso molto più complicata la trattazione del suo caso da parte, diciamo, delle burocrazie penitenziarie del nostro paese. Cioè, è evidente che quando sulla scrivania di un ministro di grazia e giustizia e del ministro di giustizia arriva la pratica Vallanzasca, è diverso di quando arriva la pratica Furlan. Perché, e qui vediamo l'altro aspetto, secondo me, la politica
è molto attenta, è molto sensibile evidentemente al consenso, no? E allora nel momento in cui si maneggia un archetipo criminale, il responsabile, il ministro di giustizia, è sempre, diciamo, piuttosto che il capo dello Stato, se si tratta di una richiesta di grazia, è sempre molto, diciamo, preoccupato dell'effetto, diciamo, simbolico che una estinzione della pena o una, diciamo, concessione di benefici potrebbe produrre nell'opinione pubblica. E questo al netto delle considerazioni poi di merito della posizione del detenuto o del suo effettivo percorso di riabilitazione. Ma questo, ripeto, fa parte, e torniamo forse alla considerazione che facciamo all'inizio di questa nostra chiacchierata, questo fa parte della incapacità del nostro paese, incapacità genetica del nostro paese, di costruire una memoria collettiva condivisa e quindi di misurarsi anche con, diciamo, fatti divisivi, profondamente divisivi, come possono essere, diciamo, reati molto gravi, un omicidio, una serie di rapine. E siccome non si riesce a costruire un terreno condiviso di memoria, siccome non si riesce mai a capire quale deve essere lo spazio e il posto che deve o che può occupare un uomo che si è reso responsabile di reati gravi all'interno della collettività, una volta, diciamo, che quei reati, diciamo, le pene combinate per quei reati sono state espiate, sono state in parte espiate, siccome non si riesce mai a capire questo, no? Perché oscilliamo, il pendolo, il nostro paese si oscilla tra, il nostro paese che si dice contrario alla pena di morte, però poi in qualche modo, con una forte pulsione a immaginare una pena di morte civile per chi si rende responsabile di un reato grave. E allora in questo noi dovremmo riuscire in qualche modo, prima o poi, a trovare un punto di equilibrio. Io credo che, diciamo, e qui faccio una considerazione, vale per Valanzasca, ma credo che valga per chiunque, per qualunque assassino, per qualunque bandito abbia, diciamo così, il colletto bianco o la canottiera. Una questione è il perdono. Il perdono si muove in una dimensione, diciamo così, individuale. Il perdono è diciamo, il perdono, dare il perdono è solo di chi ha subito un lutto, una violenza. Chiederlo è nella esclusiva disponibilità di chi si è reso responsabile di un reato. E questa è una sfera, diciamo, privata. Poi c'è la sfera, diciamo, collettiva. In una democrazia, diciamo, la colpa del singolo viene assunta dalla collettività che, diciamo, ha un carcere dove viene espiata la pena, dove un uomo dovrebbe, diciamo, provare, diciamo, a ritrovare la propria strada. E quando si entra però in una dimensione collettiva, la parola perdono non ha più senso. La collettività non può perdonare, la collettività può semplicemente, deve semplicemente, come dire, sorvegliare sul percorso esistenziale di un uomo e capire se un criminale a un certo punto, come dire, non solo ha saldato il conto, diciamo, ha espiato a sufficienza, ma a un uomo può essere data, diciamo, una seconda possibilità. E questo, diciamo, questa distinzione di piani, io ho la sensazione che nel nostro paese ancora non sia abbastanza chiara. A me fa sempre molta paura quando vedo persone che si sono rese responsabili di reati molto gravi trasformarsi in opinionisti o in opinion leader, è una cosa che mi mette i brividi, ma allo stesso tempo, come dire, mi mette i brividi sentire che chi si è reso responsabile di un reato non ha più diritto di parola, perché questo anche non è evidentemente possibile. Questo è chiaro che poi, diciamo, l'equilibrio è nella misura di ciascuno, però penso che, insomma, su questo prima o poi è necessario trovare un punto di equilibrio. Sì, probabilmente.
probabilmente io credo che se Vallanzasca avesse seguito il percorso che hanno seguito, ripeto, altri banditi come lui, altri assassini che hanno chiesto perdono pubblicamente, che hanno reso pubblico peraltro soprattutto l'impegno, diciamo, nel sociale. Vallanzasca a me risulta, insomma, che da anni lui è impegnato, da quando, diciamo, gli è stato consentito come un primo beneficio quello di lavorare. Il lavoro esterno al carcere, lui, diciamo, non ha mai pubblicizzato il suo lavoro nel sociale. Probabilmente se lui avesse scelto, diciamo, si fosse affidato a un percorso diverso, io credo che lui sarebbe un uomo libero già da tempo. Non l'ha fatto e quindi questo, diciamo, l'esito è quello che conosciamo.